Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua nella seconda parte di presentazione per quanto riguarda i consigli di sicurezza, ok? Come abbiamo visto appunto, utilizzare un interruttore, ok, bipolare, che sgancia, tra virgolette, chiamiamolo così, che poi non è uno sganciatore, ok, però chiamiamolo, che stacca la fase e il neutro, ok? Per cui automaticamente io sono al sicuro, automaticamente a monte arriva la mia linea, ok, a tensione di rete diretta 230 volts e chiaramente se io vado a toccare i contatti, no, prendo una bella secca, eccetera, eccetera. Mi raccomando, attenzione, ormai ne abbiamo parlato 10.000 volte. Ok? Per cui dopo l'interruttore, ok? Eccolo qua. E vediamo intanto che ha quattro contatti. Questo me ne dimenticavo, ok? Allora, sempre per questi tipi di. Adesso qui c'è il particolare che magari non tutti sanno. Rivediamone, rived... Rivediamone un altro, ok, uguale identico, ok? Rosso rosso, ok. Al massimo cambia colore, verde, giallo, ce ne sono di tutti i colori, ok? A spia incorporata. Noi dobbiamo utilizzare questi due contatti, che sono quelli corrispondenti allo adesso lo. Ok, schiacciamo, cioè allo zero, sempre i primi due. Se noi attacchiamo a fase neutro in questi qua centrali, e lo vedremo, lo vediamo nella prossima presentazione, ragazzi, ok? Perfetto. Come al solito, ormai mi conoscete, non dico balle, ok? Se lo attacchiamo nei due centrali, automaticamente cosa succede? Che la spia resterà sempre accesa. Eh, questi non so... <ride> no, non c'era un problema, ragazzi, come al solito è impossibile che sappiamo tutto quanto, ok? Perfetto. Però magari appunto, se non sbaglio, di alcuni commenti, è quello che ho capito, che effettivamente alcuni parlavano c'era questo problema qui, restava sempre accesa. Certo, se lo colleghiamo in maniera errata resta sempre accesa, effettivamente sì. Se lo colleghiamo nella maniera esatta, unica maniera possibile di collegamento, allora la spia si spegne e si accende. Ecco perché magari alcuni avevano dei dubbi, no? Per cui automaticamente adesso lo vediamo, ok? Bene, vediamo che a questo punto sono quattro contatti, ok? Perfetto. Se usiamo i due centrali, cioè questo, Purtroppo la camera forse non si vede benissimo, 1 e 2 attacchiamo ovviamente i due cavi, ok, perfetto, All'alternata, ehm, insomma, perfetto, automaticamente la spia, sia sullo 0 che sia sull'1, resterà sempre accesa. <ride> non lo vediamo qui, ma lo vediamo nella prossima presentazione, ok ragazzi, se siete curiosi, ci vediamo nella prossima presentazione, andiamo subito a vedere il perché, ok? Non il perché, come si collega, ok? Perfetto.